Roma si corre, il Movimento 5 Stelle corre, la Raggi dice in squadra persone competenti con la visione del Movimento 5 Stelle molto chiara. Insomma, il microfono aperto era quello della nostra Maria Latella. Allora, onorevole De Rosa, il Movimento 5 Stelle guarda tutta questa lite e questa discussione, nel frattempo procede dritto per fatti propri, fatti suoi? Certo, procede dritto perché vuole parlare di temi e delle proposte su Roma e non tanto di accordi, spartizione di poltrone o altro. C'è un problema fondamentale che i partiti stanno cercando di risolvere, e cioè come riuscire a creare delle maggioranze momentanee per cercare di prendere la poltrona romana e non lasciarla in mano ad altri. Di tutto questo noi ci disinteressiamo, qui ci sono accordi trasversali tra chi è al governo e chi è all'opposizione, proposte improbabili appunto di candidati come Bertolaso. Diciamo che stanno veramente facendo un gioco solamente di poltrone senza alcun contenuto. Hanno dimostrato che non riescono a gestire, per esempio all'interno del PD, neanche le primarie, cioè le primarie a Milano con i cinesi, che non sapevano neanche leggere il nome di Sala e chiedevano a chi votare, le schede bianche a Roma per alzare il numero dei votanti, perché altrimenti si faceva una brutta figura verso gli elettori. Credo che abbiano fatto peggio mettendo appunto delle schede bianche fasulle, o a Napoli comprando addirittura il voto e scambiando l'euro per Allora, avere il voto. prima ancora che il PD risponda, una domanda di Marco Conti per il Movimento 5 Stelle? Ma è molto giustamente su Roma, perché le possibilità di vittoria ci sono, però non c'è ancora candidato. A Milano non vi presentate in molti comuni, tipo Ravenna, cioè non è che poi, diciamo, anche voi, diciamo, queste, diciamo, vostre primarie via web, insomma, abbiano avuto un gran successo, sono ricorsi a Napoli, insomma, non pensa che anche lì ci sia la necessità di un meccanismo che forse, se vi trovate, cercate di trovare un accordo con altre forze politiche che regolamenti un po' il metodo, chiamiamole in un altro modo, il centrodestra le chiama le gazebarie, anche, insomma, trovare un meccanismo di selezione, che poi ce l'avete pure voi questa esigenza, no? Perché poi è un meccanismo che più possibile peschi tra l'elettorato, quindi dia la Certo, possibilità ai certo, certo. partiti, non solo ai 5 Stelle, di trovare energie nuove, fresche, pulite, e faccia quel Ma ricambio. credo che l'abbiamo detto più volte, se vogliamo rendere più trasparenti, più partecipate, più regolari le primarie, siamo i primi a dirlo. Certamente non si può venire a dire a noi che hanno votato in pochi, ma sani, piuttosto che lamentarsi su Roma perché non sono arrivate le truppe cammellate di Mafia Vabbè, però quindi Capitale voi e siete, Rom a scusi, votare lo scorso. scusi però, fuori dalla polemica, che diciamo, No, ma quindi non è sei polemica, disponibile, sono fatti. a partecipare, insomma, all'elaborazione di una legge che regolamenti questo aspetto? Noi abbiamo sempre fatto proposte per maggiore trasparenza e tutela per i cittadini. Le primarie sono un passaggio importante, una selezione appunto dei candidati che siano trasparenti, onesti. Rileviamo appunto che i nostri meccanismi sono stati messi in piedi proprio per evitare che si arrivi alla situazione dei partiti in cui non si riesce a trovare qualcuno che non sia indagato o pregiudicato da poter mettere lì e proporlo come sindaco di una grande città. Sentiamo. Dopodiché, meglio essere indietro su alcuni passaggi come Milano, scegliendo più oculatamente, piuttosto che avere lo scambio di denaro o altro per avere i voti alle primarie. Ricci. No, è incredibile, è veramente incredibile come proprio su questo tema si voglia continuare a dare lezioni. Cioè, candidati scelti con poche centinaia di click, quindi non candidati reali, candidati virtuali, che poi non sappiamo mai se devono essere approvati prima di essere ufficializzati. Sette città non presentano le liste a causa di litigi interni. Non è che stiamo parlando di comunelle, stiamo parlando di Ravenna, stiamo parlando di Rimini, solo per citarne alcuni che conosco molto bene. E si mettono in discussione primarie dove vanno a votare decine di migliaia di persone. Ma il problema non è neanche questo, il problema è che governano in 10 comuni e in 10 comuni non hanno combinato nulla. Se io faccio l'elenco da Bagheria, Quarto, a Livorno, giù, Mi spiace Ricci, si informi perché non sa bene quello che sta succedendo nei comuni. dopo 3 anni di governo vorrei capire qual è il risultato. Dopodiché, adesso ci sono le elezioni, avete una grande occasione su Roma, noi su Roma stiamo recuperando, ovviamente con grande umiltà, mettendo insieme la voglia di rifondare il PD e di rinnovarlo. Giachetti sta facendo
facendo un ottimo lavoro, abbiamo fatto delle primarie che sono state primarie di ripartenza, sappiamo che non è facile ma ce la giochiamo. Su Torino, Milano e Bologna si va a riconfermare un buon governo, a Milano attraverso una scelta con Sala fatta attraverso migliaia e migliaia di milanesi, e poi abbiamo una situazione invece molto più complicata a Napoli che, come abbiamo visto, questi giorni si sta discutendo. Dopodiché è chiaro che queste amministrative sono elezioni amministrative, ma sono anche un modo per verificare qual è il quadro politico. A destra Salvini ha deciso di diventare il capo della destra, Berlusconi non se ne fa una ragione, quindi o Berlusconi fa un accordo con Salvini capo della destra o altrimenti il centrodestra si dividerà. Questa farà in atto. Ognuno si gioca la sua partita mettendo in campo facce, uomini, donne, programmi e vinca il migliore. Invece di fare sempre le polemiche e fare le lezioni agli altri, confrontiamoci sui programmi e ognuno guarda i problemi in casa sua. Il Movimento 5 Stelle ne ha tanti di problemi in casa sua. Senatore Centinaio. Scusate, se mi consentite solo una risposta velocissima a Ricci. Io dico che i problemi che ha in casa il PD arrivano dalla magistratura e non certo dal Movimento 5 Stelle, quindi forse è quello il problema. Il Movimento 5 Stelle non ha la necessità di candidarsi in tutte le città. Scusi Ricci, io sono intervenuto aspettando il suo intervento. Volete continuare a dare lezioni su questi temi qui? Ricci, il problema è il problema è che non avete problemi con il Movimento 5 Stelle ma con la magistratura. Noi siamo in Parlamento e nessuno è stato arrestato dai nostri deputati. Ci si confronti, no? Allora, mi dispiace, ma i fatti sono questi. Senatore Centinaio, lo so che dà fastidio. No, mi dà fastidio perché lei non si rende conto di che cosa sta dicendo. No, è che in tutte le grandi città dove siamo arrivati a mettere un sindaco, andate a vedere i miei 10 comuni, siamo riusciti mettere a posto i bilanci su cui voi avete messo le mani negli anni passati. Dopodiché votano gli italiani ci daranno. Ricci, non era Grillo che urlava, Ricci. Era Grillo che urlava, ma vedo che Rossini, insomma. Qui si copia.